In quel caso noi abbiamo praticamente perché etica del restauro, cioè la teoria del restauro di Cesare Brandi del 72, che ha fatto la carta, e lui si, distinguendo, noi che cosa abbiamo, la capacità, l'occhio, la capacità di distinguere qual è l'originale e qual è l'intervento del restauratore. E questa è una teoria, alcuni restauratori amano questo tipo di intervento, dice noi dobbiamo sempre distinguere l'originale dall'intervento, ecco che si chiama intervento di restauro scientifico. Quindi si deve, cioè volutamente si deve distinguere, che secondo me è un po' kitsch, perché ovviamente diventa un po' un guazzabuglio, tu vedi un'opera del 500 o del 400, questo intervento palesemente scientifico, questi, si chiama rigatino, queste linee, per cui dice vabbè ho capito, ma è brutto da vedere, tu vedi una bellissima icona bizantina, e invece c'è quell'altro invece è di tutto effetto, tu non distingui più l'intervento, è quello più bello da vederlo, perché tu non sai più l'intervento dell'autore in origine, è quello del restauratore. Dopo ci sono le solite correnti, le solite, come la politica, le solite correnti. Ovviamente questa scuola di pensiero a cosa ha portato? Ha portato praticamente a una disputa tra le varie correnti, un po' come avviene per tutte le forme, filosofia, religione, politica, arte, sempre, cioè avvengono proprio delle dispute interne, ognuno la vede in un modo e pensa che quello sia il modo giusto e giusto di intervenire. In effetti si può operare in tanti modi, la migliore cosa a fare è chi è il direttore artistico, quello si assume per le responsabilità, i restauratori, cioè che sono tecnici come me, vanno a cercare che dobbiamo fare. Te lo vedi tu? Ok, benissimo, facciamo il rigatino, facciamo il rigatino, voglio fare il tutto effetto, c'è tutto effetto. Perché un'altra cosa importante nel restauro, visto che sta capitando, poi lo faremo l'anno prossimo, è che prende l'intervento, molti in passato cosa facevano i restauratori antichi? Prima intervenivano così. Come gli restauratori del 1800, del 1700 c'erano i restauratori, facevano intervento come volevano, no? Non avevano un'etica, una carta. Invece con Cesare Brandi si è creato un sistema in cui bisogna sapere come intervenire per evitare le storture, perché ovviamente i quadri vengono stravolti completamente, cioè l'estratore addirittura intervenire sull'opera. Sì, sì, cioè prendiamo un quadro del 600, diciamo sto a foglia non mi piace, la cambio, quindi vedere il lavoro diventa un altro lavoro. Certo. Ma proprio sull'originale. Sì, 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 sull'originale. Allora noi lo possiamo sapere poi. Alcune opere, non tutte. Non tutte. Fortunatamente molto sorriso. Diciamo alcune opere anche minori sono state proprio stravolte completamente. Per cui che cosa c'è? In alcuni punti, no? Quindi cosa c'è? Tu a un certo punto non. Cioè, non l'opera, l'opera che è caduta in poche parole, l'opera sì. Che non si vede più, ne hanno fatto. No, ne hanno fatto una reinterpretazione personale, perché il restauro non c'è una carta. Guarda che la carta restaurata del 1972. No. Cioè è una cosa recente, prima non esisteva una carta, quindi magari è stato l'artista che bisogna dire anche restauratore, gli davano un quadro e gli dice beh quanto mi dai, si mette... poi a un certo punto in corso d'opera dice ma sto vaso, ma ora ci mette la casa ma è un'altra cosa, ovviamente questo andava a alterare quello che è il concetto dell'opera, perché tu alteri praticamente completamente l'opera. E si è visto che questo tipo di procedimento è un procedimento brutale, perché brutale è alcuni artisti che tu vai a inserire un elemento nuovo, elementi nuovi, quindi hai cambiato l'opera. Ma questo non è il restauro, quando io sta foglia e ci metto sì. Un vaso, cioè, non è più restauro. No. Poi un'altra cosa, per esempio, un'altra cosa, c'è una regola, non c'è una regola, ma non ci sono regole. Restaurare un'opera, esatto. Non si doveva chiamare restauratore. No, ma diciamo che erano restauratori. Esatto, noi l'abbiamo fatto Cesare Brandi, la prima cosa in teoria del restauro si fa Cesare Brandi, ma è una cosa recente, del 1972. Cioè prima era arbitrario, era tutto arbitrario, no? Un po' come l'archeologia, no? Prima Bravo, distruggevano i pezzi. Oggi invece, grazie alla specializzazione sempre massiva, oggi grazie alla super specializzazione, il restauro è diventato come la medicina. Allora ci sta il direttore che è il primario, poi il primario affida, se è una cosa non solo affida lo specialista, poi c'è il generico e poi c'è la consulta, no? Quando si deve fare un intervento, è lo specialista o il capo del lavoro che si prende le responsabilità, poi si lavora in equip, non si lavora più da soli, perché ognuno dice da solo, si dice un conto, quindi questo si evitano molte interpretazioni personali, oppure fai da me, no, faccio da me, perché ovviamente in quel momento può subentrare un altro fattore. Però ti chiedo solo una
anno, parlando di scultura, quelle statue quelle, dove sì. Il cavallo e il cavaliere se la erano comparanzando, cioè candurato. Vabbè, dipende se c'è il marmo o se è un'opera di bronzo. Di solito l'opera di bronzo è più facile, perché la statica, sì, bisogna è legata alla base. Si mantiene sì, vabbè, ma tu hai visto mai quelle persone che hanno il vestito su, non so, su che si mantengono praticamente, non si sa dove sembrano sospese. In realtà quello c'è una staffa di ferro che poggia su una base. Tutto il peso, quello, il peso viene praticamente scaricato sulla base. Se non c'è una base, dove va? Di solito hanno sempre una base forte. Sì, sì. I greci rischiavano di più, perché noi come distinguiamo la statuaria greca da quella romana? La distinguiamo, di solito aggiungevano praticamente dei pezzi, vedete, tra le gambe o qui, per cercare di mantenere. Quando voi guardate sempre quei trezzoni dei pochi blocchi di marmo, che oltre a mantenere la staticità maggiore, perché che fa? Il peso si ridistribuisce. I romani erano pratici, sì, vabbè, ho capito, voi fate queste cose belle, però si possono spezzare. Oh, aggiungevano queste cose, le esperienze sono brutte. Ma le copie romane fanno queste cose qua. Ma sorpresa quando tu hai fatto quel tavolino con quell'asse al genere. C'è un'anima, vabbè, perché quando ho fatto asciutto di solito c'è l'anima. L'anima è la struttura portante ed è lì un concetto, ovviamente ci sono anche in architettura, come se fosse è come la struttura. Poi la struttura viene. Ovviamente ampliare, però la struttura deve essere stabile. Di solito c'è una base su quale o acciaio o ferro, dove ci sta una struttura interna e poi su questa struttura si va. Ecco che si regge, che pure regge sulla base e sulla struttura. A meno che non c'è uno spostamento del peso, a meno che non c'è uno spostamento. Però se ci fate caso, anche nelle statue di Canova, di solito per esempio quando c'è uno spostamento del peso, c'è una figura che si appoggia sull'altra. Con una mano e quindi scarica praticamente sull'altra e sul peso e il peso va sempre a terra, fateci caso, non sono mai isolate. Tutte e tre le tre grazie hanno un punto di appoggio. C'è un punto di appoggio, altrimenti praticamente se vuoi sbagliare si spezzerebbe. È un discorso di forza, perché purtroppo per la scultura è più importante rispetto alla pittura invece. Nella pittura poi è andato dove vuoi. Nella scultura è importante il gioco delle forze. Di solito quando il peso viene scaricato, fateci caso, c'è una mano, un punto, un drappo, anche un drappo, cioè basta un punto dove il peso viene scaricato, perché le forze poi si scaricano, io non sono un fisico, però la forza poi viene scaricata di solito in basso, se c'è un punto di appoggio si scarica su. Sull'altra. È molto interessante vedere il lavoro iniziale, io ho visto lui quando l'ha fatto, perciò mi sono meravigliata e lo so perché. Vabbè, poi mi hanno usato un termine poco elegante, però vabbè, e cosa devi fare con questo puntini sospensivi? Perché pensavo, io direi questa cosa è finita, questa cosa così. Era finita l'opera, no, ma che devi fare con questa struttura? Vabbè, a te moderno, non c'è risposta. No, vabbè, a me serviva come struttura portante. No, vabbè, poi, sì, però con mamma, e quindi, vabbè, lei, giustamente, nel contemporaneo, invece, come giusto diceva lei, a volte alcuni nascono così e restano così, cioè le opere, come le vediamo così e restano? No, figurati, vabbè, però abbiamo fatto questo così restauro, oggi, questo, ciao. Chiamiamo l'arte. Però sono stato abbastanza sintetico, in modo che voi avete già ora compreso, anche perché e nel Novecento si sono state fatte le strutture degli errori di restauro pazzeschi, su opere anche importanti, perché i restauratori erano così, facevano un po' di testa, anche oggi capita, cioè fanno un po' di testa loro. Secondo me è sbagliato, però se glielo vai a dire, quelli sono pure arroganti, ti dicono fatti gli affari tuoi, poi alcuni non sanno dipingere, sono ottimi architetti, sono ottimi, ma non hanno manualità, purtroppo là c'è un problema anche di manualità, tu puoi essere bravo quando sei uno storico dell'arte, un archeologo, perché se non hai la manualità che fai? Cioè, allora puoi essere un grande teorico, insomma, e poi alla fine, allora perciò io parlo di equipe. L'equipe invece è importante. In Italia, signore, siamo superati, pur essendo, noi siamo molto dietro rispetto al Giappone. Perché? Perché il Giappone c'è un'alta tecnologia, allora la usano per le opere. Noi invece qua, cioè, capito, impieghiamo tempi biblici per arrivare a unire l'alta tecnologia che serve, sia per la diagnosi per esempio. E guarda, è un lavoro come la medicina, no? Parallelamente è come la medicina. Vabbè, a questo punto facciamo Enrico Bai, che c'ho qui,
Dunque, noi dobbiamo scegliere se visitare. Enrico Bai, e poi Enrico Bai è qui, eccolo qua, questa è un'opera di Enrico Bai. Adesso, eccolo qua. Mamma mia, Maronna, mi sono andata a fare in YouTube stanotte questa è mia. Allora, noi stiamo facendo un tipo di percorso, siamo intorno agli anni 50, quindi ci sono gli ismi, c'è lo spazialismo, c'è come tipo di arte l'arte nucleare o arte atomica, chiamatela come volete voi, poi ci sono i vari tipi di arte che cercano di fronteggiarsi. Abbiamo un inizio di arte che abbiamo detto la pluralità è enorme del Novecento, quindi noi la faremo un po' così, cercate di non confondervi. Ci sono molti stili, ve l'ho già detto. Ma è difficile di passare. Lo so. Ma questo è uno che è stato nel secchio di condizioni. Allora, una cosa, ragazzi, però scusate, per quanto riguarda i commenti, io ho capito che voi non amate il contemporaneo. Ma facciamo fare due cose. O torniamo, per me posso fare anche l'arte indiana, io volevo fare così, l'arte antica. Se voi non amate, io vado avanti, però arriveremo a vedere cose raccapriccianti. Però voglio dire, alla fine, ci sono autori che si sono evitati, si sono girati nella plastica, altri che hanno usato il sangue, altri che si sono fatte delle operazioni, si sono fatte fotografare 80 volte. Cioè, noi arriveremo a vedere cose pazzesche con l'arte contemporanea. Per cui, a un certo punto, il discorso è questo, se noi vogliamo continuare, per me va bene, perché noi dobbiamo avere un atteggiamento asettico. Quando guardiamo l'arte è una cosa che non ci deve, hai capito? Dobbiamo essere asettici. È un fenomeno che è avvenuto, sono state scritte delle opere, questi autori vengono reputati caposcuola a livello mondiale, quindi praticamente se poi questa cosa piace o non piace, io so bene che voi avete un'educazione visiva come anche la mia, che è arrivato poi a fine dell'Ottocento e a un certo punto purtroppo questi, a parte i surrealisti, che sono gli unici che mantengono questo filone estetico, ma poi per il resto informale, action painting, poi faremo l'happening nel teatro, il teatro dell'assurdo, l'arte astratta, è praticamente gli spazialisti, l'arte nucleare, l'arte atomica, i futuristi, e cioè, voglio dire, tutti gli ismi che poi saranno poi messi in discussione. Poi, no. Quindi c'è un dibattito serrato. A distanza di pochi anni nasce 10 movimenti, 15, 20, 30 movimenti, l'arte dadaista, l'arte dadaismo, e posso continuare qua con tantissimi. Gillo Dorfles ci ha provato a mettere un po' di ordine, però poi c'è chi addirittura sostiene che tutto questo fino a un certo punto è arte e no, è speculazione, e c'è un dibattito che è ancora aperto. Di fatto sta che nella storia dell'arte questi autori che vi faccio fare sono conosciuti in tutto il mondo, sono quotatissimi, sono molto quotati e sono reputate opere importantissime dell'arte contemporanea. Spiegami un po', il senso, un punto importante, giustamente come diceva lei, poi arriva il concettualismo, un punto importante qual è che in questi tipi di opere di Bai abbiamo un concetto nuovo, cioè inizia praticamente a farsi strada il collage. Mentre per esempio con l'arte di Pollock e con l'arte legata abbiamo il dripping. No, è complicato. Abbiamo un complicato ma semplice alla fine, perché una volta conosciuto è semplice. Allora, il dripping che cos'è? Il dripping Pollock usava far sgocciolare l'arte, no? Cioè usava, vi ricordate lo sgocciolatore? Poi metteva queste lunghe tele a terra e poi faceva queste cose con pennello. E a ripetizione si creavano degli strati di colore che veniva definito il dripping. Il dripping è una tecnica pittorica che serve per sovrapposizione del colore. Il gesto deve essere immediato. Un po' simile a quello dell'happening nel teatro. Che cos'è l'happening? Questa parola, la performance, l'happening. Cioè, non è altro che una manifestazione artistica, non legata a uno spazio circoscritto, che sia il teatro, altri spazi, ma che a scopo di protesta, così nasceva, deve creare una manifestazione per cui questa cosa diventa un'opera d'arte. E il teatro, che non sta nel teatro, ecco che il living theater, il teatro è proprio su una casa addirittura, non c'è più lo spazio teatrale adibito a opera teatrale.
Già Pirandello aveva cominciato questo processo, no? Infatti che l'opera non, per la prima volta Pirandello ha questo intuizio di far cominciare l'opera non a teatro ma nel foyer. Poi a questo punto lì in teatro dice vabbè benissimo, cioè eliminiamo il teatro. Lo facciamo il nome di San Martino, dove siamo seduti e siamo che ci cambiano. Sì, 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 sì. Ecco, vedete, oggi questa cosa nasce dal happening americano e soprattutto Marina e Living Theater sono stati promotori questa forma di teatro. Quindi nelle case, poi mano a mano l'happening diventa una forma di protesta, lo si può fare anche in strada, lo fanno in Francia, per esempio quando c'è stato il problema di Macron, hanno fatto quella manifestazione che si mettono di fronte alla polizia ed è diventato un happening. No, a volte per protestare contro una guerra. Ma oppure... mai è andato a Napoli, c'è stato l'happening? Hai fatto gli striscioni? No, ma diciamo lo striscione è più che chiaro. Cioè, nello striscione c'è una scritta che noi decodifichiamo, che può essere Pinco Palla, io non faccio nomi, Pinco Palla è un cretino, per esempio vattene da qui, non ci stai bene. Quello è un discorso, ecco, di dico Pinco Palla, che poi lo dovrò mettere su web, quindi ognuno può, sì, non mi riferisco a nessuno, a nessun partito politico. Il signor Pinco Palla non c'è simpatico, ma può essere di destra, di sinistra, di centro, di in alto, in basso, no? Ci interessa. Allora c'è una protesta, però è palese. L'happening non è palese, non è palesato attraverso un linguaggio. Non lo so, l'happening, faccio un esempio, poteva essere quello di mettere tanti manichini che sfilano con, non so, una bandiera, uno stemma, e alla fine si crea un macro spettacolo che coinvolge anche il pubblico. È una forma di protesta velata, dove tutto quello che avviene è simbolico, noi lo dobbiamo interpretare in forma allegorica, è un'allegoria contemporanea, perché le allegorie le avevamo già nel teatro antico, nel teatro contemporaneo. Basta, quindi noi poi la interpretiamo. È chiaro che se per esempio sfilano 300 donne nude a New York, è successo, per esempio, dove per esempio all'inizio degli anni 60, poi lo faremo 70, sfilavano nudi così per strada, perché che basta con questa retorica del vestito, questa differenziazione tra i sessi, no, e quello siamo negli anni, poi lo faremo perché? Eh? No, ma c'era proprio un fotografo. Non so perché c'era, ma... Certo. Vabbè, ce ne sono tanti di fotografie che hanno fotografato. Però su larga. Vabbè, c'è poi c'è la fotografia su Mappleton, per esempio, che abbiamo avuto al Madre. Poi questo tipo di arte, l'happening, poi si sposta nella fotografia, coinvolge la fotografia dal teatro, perché già l'abbiamo detto, non posso ripetere sempre le stesse cose, cambia di mass media, quindi coinvolge abbiamo i video. Voi pensate che nell'inizio secolo si poteva, cioè fare una ripresa costava lira di dicembre, cioè i fratelli Lumiere che hanno dovuto costruire una casa per fare una tele, per riuscire a montare un film, hanno dovuto costruire un vero e proprio laboratorio, no, oggi, cioè voglio dire, la costruzione, no, già negli anni 60-70, cioè riuscire a fare un filmato era già più accessibile, quindi il mezzo quando diventa accessibile viene utilizzato di più, quindi viene utilizzato il video, ma ora ci spostiamo, poi lo faremo quando faremo il 60, noi stiamo facendo il 50, stiamo facendo gli anni 50, quando faremo gli anni 60 e 70 hai voglia, voi bombarderò di questa roba, quindi vedrete tutti i video, tutte le, ma non ci siamo, perché questa roba qua che nasce nel 40, 50, poi verrà sviluppata, tutto questo qua verrà sviluppato da molti artisti, tra cui un nostro napoletano, noi ne abbiamo due di napoletano, uno che più o meno si avvicina a Enrico Baia ed è Mario Persico, patafisico che abita vicino a casa mia, tra l'altro amico. Mario Persico è importante a Napoli, ma anche in Europa. Come un altro importante napoletano, che è stato professore mio all'Istituto d'Arte, è stato Giuseppe Desiato, che sviluppa poi la pop art, la porta qui, la sviluppa questo happening, no? Ma già era stato, gli ideatori sono questi. Cioè, queste sono le basi sulle quali poi si sviluppa il pensiero. No, quindi partiamo, ecco, io vi sto facendo fare proprio le basi, poi su queste basi poi ci saranno tanti artisti che svilupperanno una propria poetica, non è che voglio dire copieranno, copiare è un termine brutto, e si ispireranno a questo tipo di arte, come è successo per Munch che si è ispirato palesemente a Van Gogh, no? Perché è un espressionismo, chi è il padre dell'espressionismo? Van Gogh. Però sicuramente Munch non ha creato l'espressionismo, molti dicono della... ha seguito quella forma, no? Un suo stile c'è, qual è il punto di vista del pittore personale? Cosa che prima del Novecento non c'era, quindi è importante capire, questi sono capiscuola, perciò li facciamo con... Poi ci sono tante varianti di artisti validissimi,
però che sono partiti, hanno sviluppato una propria poetica. Quindi Bari sviluppa un'altra forma di arte legata a questo tipo di arte, qual è? È il collage, cioè per la prima volta su un'opera comincia, ci sono altri elementi. E vedete qui c'è un orologio, ci sono dei pezzi, addirittura della stoffa, lui lavora molto con le stoffe. Infatti è scritto Zoli, collage su stoffa. Vedete, su stoffa, no? Lavora molto il collage, quindi mi viene introdotto altri elementi. Ma chi è che l'aveva già fatto? Vi ricordate? A parte Bari, no? C'è stato l'officina l'altra volta, Bui. Vi ricordate? Le tele, oppure il cretto, no? Vi ricordate? Allora, voglio dire... Allora, praticamente abbiamo il cretto. No, scusate, no, Burri, scusate, Burri, scusate, ho detto Burri, ho fatto una allora, perché il Burri ha fatto sì. Scusate, poi mi stanco. Allora, Burri abbiamo il cretto, tipo Burri è stato quello che ha introdotto la prima il sacco di liuta, e noi stiamo discutendo del sacco di liuta. Questo sacco di liuta, che poi era l'origine della tela, no? Lui dice, guarda, il colore, Fontana l'ha tagliato, Burri dice, a me non interessa più il colore. Ma il sacco di masato, Burri. Quindi vedete, nello sfondamento, Fontana sfonda il concetto spaziale. E poi da lì, grazie a Fontana, nascerà poi l'arte concettuale, ci sarà una diramazione, lo vedremo. Come, perché? Perché la tela deve essere superata, cioè c'è questo elemento spaziale che si apre e quindi va oltre la tela. Io ci provo, dipingo più. Come bravo, come sei bravo. No, no, io ci provo. Davvero, cioè, sono 30 anni che mi arrovello inutilmente. Sempre mi quindi sfonda praticamente, no, ma giusto per cercare di farvi capire, cioè, anche io poi di aggiornarmi, no? Quindi sfonda quel concetto spaziale, apre praticamente. Si apre tutta la fantasia che ha un uomo. Bravo. Poi, ovviamente, il soggetto. Burri cosa fa invece di sfondare? Va all'estesi, cioè, ma le tele prima si preparavano col sacco, benissimo. Allora incomincia a lavorare con questi sacchi di liuta, poi con la plastica. Un altro elemento. E invece Bai cosa fa? Incomincia a mettere vicino questi elementi, crea così. La tela sotto ci sta. La tela c'è sempre. Poi ci attacca. Oppure ci può essere una stoffa. Lui può lavorare anche sulla stoffa. Quindi abbiamo già altri elementi, perché con Fontana la tela viene praticamente tagliata. E quindi è un atto simbolico dimostrativo. Dico, guarda, a noi non serve più fisicamente la tela. Ci abbiamo fotografia, cinema, tanti tipi di supporti. Non ci serve più, è un atto, ecco, simbolico, non è un criminale oppure uno psicopatico, no? Però è un atto simbolico quello di tagliare, no? Lo stesso atto simbolico che poi lo potremo vedere quando prende Jimi Hendrix, ma adesso ci spostiamo, io dico, quando distrugge la chitarra sul palco, no? Lui suona e poi devasta la chitarra, la distrugge. E in quell'opera c'è un atto simbolico, è la distruzione dell'oggetto che è stato portatore poi della sua arte. Ma questa chi si rifà poi simbolicamente? Per assurdo, io faccio un parallelismo mio, e qua ci aggiungo una cosa mia, a quella che è l'arte indiana dei mandala. Il mandala che cos'è? È un'opera in cui monaci, scusami, non mi interrompo se lo perdo il filo, i monaci praticamente i tibetani o i buddisti creano un'opera sulla sabbia, o che sono forme concentriche, che hanno a che fare con l'energia, con la liberazione di questi, si chiamano mandala, hanno un significato simbolico religioso, e qua poi entriamo in un altro discorso, però l'opera in sé non deve restare ferma, poi verrà distrutta alla fine, perché? Perché c'è il concetto di impermanenza dell'opera. Quindi il tempo non deve conservare niente, perché come noi siamo fluttuanti nel tempo e nello spazio, così anche l'opera non deve avere un fine, non deve essere tesaurizzata e quindi messa lì, ecco, come forma di un feticcio tesaurizzato che sta là, non osserva, già, ed è quella e quella cosa che è stata fatta, così come feticcio, quella cosa, non diventa più feticcio, perché qualsiasi cosa ha un legame con qualcosa che resta nel tempo, crea un attaccamento. E qua abbiamo la filosofia buddista dell'arte, è così, nulla deve essere ecco afferrato, perché tutto è transitorio, tutto è mutevole. Quindi questa filosofia buddista sorge un tipo di arte che è impostata così, e Fontana cerca involontariamente di fare questo. È un atto, ovviamente io sto facendo un parallelismo mio, non c'è scritto da nessuna parte, ci sono andato così
per varie strade. Ma torniamo a Buie, ora la Pai, scusate, Pai, non riesco, faccio sempre Burri, Burri, no, confondo, di solito i due cognomi, Burri e Pai, e faccio questa fusione tra Burri e Pai, tra Burri e Pai. Quindi Pai lavora sul collage. Quindi su poi vediamo poi che cos'è, ma leggiamo un po' la storia di Baia, perché a questo punto è importante anche la storia dell'artista, storia dell'arte, ma in realtà noi stiamo facendo la storia dell'arte italiana e occidentale, qua non c'è scritto, andrebbe aggiunto sotto, storia dell'arte italiana e occidentale, perché contemporaneamente nel mondo stanno accadendo tantissime cose, no? Noi facciamo l'America e l'Europa, stiamo facendo. Già la Russia non l'abbiamo fatta che c'era il blocco, quindi per dirne una, il blocco, le opere non uscivano da là, sì. Quindi non sappiamo, però più o meno questo è l'area del Mediterraneo, un po' abbiamo fatto le grandi civiltà all'inizio, ma teoricamente poi questa cosa andrebbe fatta in un altro senso, ecco che esistono i corsi, a volte c'è storia dell'arte, che sì, storia dell'arte di dove, di come, di cosa, sì. Poi se non si scrive storia dell'arte, come dico io, storia delle arti, oppure le storie dell'arte, perché sono tante, noi come se avessimo una sola visione lì, qui già queste altre prove ancora, per esempio, un'altra, però uno non è che si metterà a fare le pulci perché non serve a nulla. Ma Enrico Bai nasce a Milano il 31 ottobre 1924 e muore il 16 giugno del 2003. Sì. È stato un pittore, scultore, saggista italiano. Studiò il liceo ginnasio Berkett, quindi iniziò gli studi di medicina all'Università degli Studi di Milano, per abbandonarli dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi lui non si laureerà mai in medicina praticamente, a favore della facoltà poi di giurisprudenza, che completò parzialmente, quindi poi lasciò e poi fece giurisprudenza, aveva delle indecisioni. Ma alla fine, poi frequentò soltanto, non ha conseguito il titolo, l'Accademia di Belle Arti di Brera, siamo a Milano, l'ho visitata. È molto importante l'Accademia di Brera, perché, va detto questo, perché è importante? Perché ha una grandissima pinacoteca, cioè tutta una conservazione, hanno tutto un museo interno che è veramente notevole. Io l'ho visitata, ma non si può visitare una volta l'Accademia di Brera con la Pinacoteca, perché c'è tantissima roba, è bella, molto bella. Nel 1951 tiene la prima persona alla Galleria San Fedele di Milano, quindi, dove espone opere informali. Quindi nello stesso anno fonda insieme a Sergio D'Angelo il movimento della pittura nucleare, pittura atomica, pittura nucleare. E cos'è la pittura nucleare? È quella pittura che si rifà al concetto, nel momento in cui io vi ho detto è scoppiata la bomba, quindi l'arte è cambiata, i pittori nucleari riproducono sì con l'ispirazione di quel momento drammatico, ve la faccio vedere un po' se riesco a collegarmi, cioè il collegamento ce l'ho qua, quel momento drammatico di quella pittura, guardate che l'arte contemporanea moderna, io non salto di palo in frasca. Sono costretto a fare questi collegamenti. Mentre se nell'arte dell'Ottocento io potevo mantenere il punto focale, la messa a fuoco su un argomento, qua diventa veramente complicato. Quindi io vi faccio fare questi spostamenti non per crearvi confusione, ma perché questa è la condizione del tempo. Attenzione. Vabbè, l'arte, insomma, si ispira all'arte nucleare, qua non riesco a vedere le immagini. Vabbè, qua parlo. Ecco, lo riavviamo. Tanto noi ci continuiamo con la biografia. Quindi nel 1951 tiene la prima personale, quindi a Milano. Negli anni 50 collabora alle riviste d'avanguardia, quindi Il Gesto, Boa e Fases, o PH-ASES. Nel corso degli anni la passione della scrittura aumenta, portando alla pubblicazione di numerosi libri, tra i quali Patafisica nel 1982, e qui ci sarà poi, ecco, il concetto di Mario Persico della patafisica, no? Patafisica è un gioco, la patafisica, no?
gioco ironico, un po' come il dadaismo, la base del dadaismo lo faremo pure negli anni 80, che cos'è la patafisica? Mario Persico è un patafisico, c'è il centro di patafisica a Napoli che sta alle falde del Vesuvio. Se noi lo vogliamo visitare, è un centro artistico, patafisica. Usiamo questi termini, no? Nella tecnologia di Roma si gioca con l'arte e con questa cosa. Automitobiografia, impariamo la pittura, sono tutti i testi suoi, fantasia e realtà con Renato Guttuso e poi ecologia dell'arte. Quindi Enrico Bai si mantiene, scrive questi libri e sono dei trattati di pittura, concetti di pittura, arte contemporanea, ma addirittura manifesti politici dell'arte ovviamente. Nel 1957 firma il manifesto contro lo stile e tiene la prima personale all'estero, la Gallery One di Londra. Nel 59 aderisce al Manifesto de Naples. Nel 1962 partecipa a New York alla mostra Art of Assemblage, occasione nella quale conosce Duchamp. E voi vi ricordate chi è quello dell'orinatorio? Duchamp. Ma nel 1964 ottiene una sala personale tutta alla Biennale di Venezia e nello stesso anno espone alla Triennale di Milano. Sempre attento agli aspetti sociali del proprio lavoro, consacra nel 1972 una grande tela ai funerali dell'anarchico Pinelli. Qui nel 72 c'è quella storia dell'anarco che viene buttato giù da Calabrese, poi viene ucciso, e lui realizza questa grande tela ispirata, si vede questo uomo che viene lanciato dalla finestra, che riprende quale stile? Quello del Guernica di Picasso, che si ispira invece ai bombardamenti della città di Guernica da parte di Franco. Quindi la logica è una logica anarchica, antisociale. Cioè la società è qualcosa di opprimente, perché è fatta di regole, di cose. Questa cosa ovviamente gli artisti solo tendono più verso l'anarchia, perché sono liberi i pensatori, quindi è difficile che si vanno a comprimere. Anarco-monarchico, vabbè, l'unico anarco-monarchico della storia dell'umanità. Anarco-monarchico. Lui si autoprogramma anarco-monarchico. Bella questa cosa, ma Salvador Dalì è un caso eccezionale anche nel surrealismo, perché è un genio a parte, anche tra i surrealisti stessi è un caso a parte, non a caso lui nasce in Catalogna e vedete com'è importante il luogo in cui nasce una persona, no? Cioè Salvador Dalì nasce a Figueres in Catalogna, la Catalogna già oggi rivendica ancora un'autonomia rispetto alla Spagna, quindi i cataloni non si sentono spagnoli, lo sono, ma non si sentono neanche europei, perché sono probabilmente anarco-monarchico, cioè probabilmente non so, vogliono una monarchia perché hanno avuto un periodo splendente di grande economia. Ovviamente questa cosa, questo è quello che si produce quando c'è una storia alle spalle, no? Cosa che per esempio, adesso entriamo in un altro discorso, il federalismo fiscale non può avere, perché non ha storia. Quindi, cioè, mentre la Catalogna rivendica una storia in passato, no? Quindi no, voglio dire, cioè, c'è un motivo storico, ma quando si parla solo di motivi economici, dove non c'è un motivo storico, dove la vai a parare? E questo è un discorso complesso, perché l'Italia per esempio, invece no, ha prodotto un problema di tipo economico, perché noi abbiamo noi una storia da rivendicare. Nel senso rispetto, loro non c'è, cioè, il nord che ha creato questa divisione, ma in Catalogna è proprio più o meno, siccome è a nord, è l'inverso, perché hanno una storia inversa, e quella, ecco perché Salvador Dalì nasce lì, non a caso sviluppa quel pensiero. Allora se fosse nato probabilmente ad Alicante o a Malaga come è nato Picasso, probabilmente sarebbe stata diversa, anche il modo di ragionare, no? Perché è importante il luogo. E quindi fa questo lavoro sull'anarchico Pinelli, no? Quindi il pensiero artistico quale Bai aderisce nel corso della sua vita a vari movimenti artistici che hanno fatto la storia del XX secolo, il nouveau realismo, surrealismo anche, patafisica e poi il movimento nucleare, del quale non sono riuscito a far vedere, si è bloccato, a un certo punto ha parlato di movimento nucleare, è scoppiata una bomba, scherzava, è sentito il rumore, si è adeguato con il computer, quel rumore scoppia dalla bomba all'interno, ma le forme si disintegrano nell'arte nucleare, sono quelle delle esplosioni, no? Come nell'arte spaziale o spazialismo, io ho fatto delle tesi sull'arte spaziale, sono delle vedute su pianeti immaginari, quello si chiama arte spaziale, nasce negli stessi anni.
sono artisti che si ispirano allo spazio, no? Quindi a queste vedute metafisiche. Meta, dal greco, è metà, è oltre, al di là di quello che si può vedere, chissà quel mondo lì lontano, cosa c'è al di là dello spazio, ci sarà una forma di... E l'artista immagina, quindi crea visioni, paesaggi, no? Ci saranno per esempio i libri dell'Urania, che sono pieni di queste storie, anche di fantascienza, no? Dove si ispirano, magari l'artista che fa, non è che scrive una storia di fantascienza, immagina un mondo, lo ricostruisce. A volte gli scienziati si divertono a guardare questi artisti che dice forse è probabile, no? Sì, chissà se forse, perché voi immaginate per esempio, cioè nell'arte spaziale ci sta per esempio alcuni artisti che dipingono, ecco, le stelle doppie, per esempio due tre soli, no? Perché noi sappiamo che nello spazio c'è questa possibilità, e che da noi non c'è stato, perché Giove non è diventato un sole. Se fosse stato un sole, anche Giove avevamo penso, un tramonto e un'alba contemporaneamente. No, per dirne uno, perché uno tramonta l'altro sorge di colore diverso, perché anche il colore dell'emissione dello spettro è diverso. Quindi immaginate questi paesaggi che si alternavano così, no? E nello spazio c'è questa possibilità, è chiaro, sulla Terra non c'è. Però voglio dire, sulla Terra, però siccome lo spazio è infinito, chi ci dice che. E quindi, uno può spaziare, ma io se riesco a trovare qua quello che dice Gillo Dorfles, però sull'arte, sullo spazialismo anche, e sull'arte nucleare, che poi sono abbastanza vicini, infatti sono gli stessi anni, più o meno ovviamente, a distanza di pochi anni succedono cose più o meno simili. Voglio dire, ecco, un attimo. Artisti, ecco, anche in Francia e altrove alcuni artisti si possono far rientrare nella categoria di creatori di nuovi orizzonti spaziali, quello che dicevo io. Quindi quando vedete quadri che si ispirano, io l'ho fatto per un certo periodo, poi ho abbandonato. Ecco, oggi potete trovare anche molto spesso pittori che attraversano delle correnti, ha fatto anche Bach, poi trovano un proprio carattere personale, proprio personale. Però prima di trovare quella carattere attraversano varie sperimentazioni. No, proprio perché c'è il collage, poi ci sarà il deflattaggio, vediamo poi sui manifesti, toglie, sui manifesti, no, per esempio, ma questo succede con Rotella, lo fa, prende i manifesti e incomincia a strappare, invece aggiunge toglie praticamente. E quindi poi c'è il dripping, e poi c'è, abbiamo l'arte concettuale, l'informale, lo spazialismo, no, sono tutti questi, nascono a distanza di pochissimi anni. Quindi ovvio, un giovane artista che comincia a studiare oggi sta un po' più, c'è sta tutta sta roba, quindi praticamente non sa neanche come si deve muovere. Allora fai, comincia a sperimentare, un po' come fanno i pazzi, passa da una cosa all'altra, cerca di capire anche qual è quello che è successo anche a me, cioè in 30 anni ho fatto questo praticamente. Poi non lo so se ho sviluppato, quelli più fortunati sviluppano poi una propria riconoscibilità, altri possono anche tentare varie strade, è successo anche a Bari, no? Visto, vedete, surrealismo, patafisica, movimento nucleare, nuovo realismo, lo faremo con il nuovo realismo, un nuovo realismo, ma sarebbe un po' quelli che possessi iperrealisti americani, no? Alcuni artisti si possono far rientrare nella categoria di creatori di nuovi orizzonti, e per valerci l'espressione coniata da Pierre Restany, di Spaces Imaginaires. Cioè spazi immaginari e space, no? Qui si tratta di gruppo di artisti di cui il critico francese curò una serie di esposizioni a Parigi negli anni 50, che comprendeva il francese Bellegarde, l'italiano Gianni Bertini, che faremo, l'australiano Harpern, il tedesco Bruning e l'australiano Anders Wasser, ma sono periodi brevi, cioè queste sono... Ma sono momenti brevi dell'arte, non è che incidono così come hanno inciso i grandi movimenti. Sono mode che comunque però hanno un'influenza nell'immaginario. Perché? Perché c'è stata l'astrofisica, la scienza è andata avanti. L'uomo poi addirittura poggia il piede sulla Luna, poi l'atomica. Cioè siamo in un momento in cui non si può fare a me, non si può immaginare un mondo lontano da questo. Quindi ritornare a una pittura dell'inizio dell'Ottocento, che senso ha? Visto che stiamo facendo il contemporaneo, che è così frammentato, no? Entrambi possono essere considerati come degli isolati, il primo dopo un periodo geometrizzante, al tempo della sua partecipazione al MAC milanese, il Museo di Arte Contemporanea di Milano, ha in seguito sviluppato una particolare forma di pittura spaziale, costituita da marezzature sottilissime, cui
simulano allucinanti visioni in un mondo meccanicizzato e che dovevano sfociare in seguito nelle figurazioni consumistiche basate soprattutto sul sistema del riporto fotografico, no? Abbiamo detto, se muore, vediamo, se riesco a farmi vedere, se non si blocca un'altra volta. Ma però contemporaneamente comincio a fare le altre opere di Bai. Ecco, quindi Bai, vedete, ritorna a questo tipo di arte dove l'arte diventa collage. Rauschenberg poi lo faremo, lo svilupperà come collage, no? Collage. Questo è simpatico. Sembra un gioco. Questo è più accettato. Infatti, è carino. Vedete? Vedete questo concetto di come sposa praticamente e lascia addirittura dello spago? Qui è pittura, cioè a un certo punto si dipinge su stoffa, poi aggiunge dei collage, vengono incollati dei pezzi. Dove dipinge, va bene? È una composizione, infatti noi non possiamo parlare più di arte pittorica, nello stretto linguaggio dell'arte. Fino a noi abbiamo parlato di arte pittorica, storia della pittura. A questo punto incomincia a dire arte composita, sì, sì. Anche no, sì, va bene anche così, va bene anche così. Quello sembra più un alieno, quello che è anche sì. E tu papà? Voglio vedere se riesco poi mano a mano a fare vedere qualche altra cosa. Vedete, è ancora sempre Bai, Adesso che cosa rappresenta? Ma il discorso della rappresentazione poi è come sempre lui Enrico Bai farà il ritratto di un colonnello sulla stoffa, ma a questo punto veramente è un pretesto per arrivare a questo mondo immaginario fatto di questi collage, sono pretesti. Addirittura incominciano le opere a non essere titolate più. Da questo momento in poi troveremo un senza titolo spesso nelle opere, no? No, in alcune opere addirittura noi incontriamo, mentre per esempio il titolo in un'opera è una cosa anche. Ma poi nel Novecento viene meno anche questo. Il problema di intitolare o no un'opera, il problema di classificazione, che non ha. Senza titolo 1, senza titolo 2, non ha senso intitolarlo. Non ha senso intitolarlo, ma non è sempre così. Questo è Giovane Guerriero di Mario Persico. Questo è Mario Persico, che io amo tantissimo. Mario Persico è napoletano. Mario Persico sicuramente c'è un legame con Bari come stile. No, anche ma questo è. Questo è Mario Persico. Dico anche questo è più uguale. In quest'opera sì, lui usa molto il collage, hai capito? Usa molto il collage, quindi praticamente a volte le opere sono anche in tridimensionali, legno, elementi vari, pittura, fotografie e altri elementi, ecco, ancora così, no? Quello che fosse dei bassorilievi, scusi, come se senza un po' falegnato, fotografo, così un po' lì. Esatto. Sì, nella vega di questi vedete qua per esempio questo è lo studio, no? Questo è un Paolo Monti, cioè questo è lo studio a Milano dove esponere questo, sia lo studio che poi diventerà poi spazio espositivo, no? E guardate, queste sono le opere di Bai accatastate lì, in questi spazi. Stiamo facendo questo, noi ci dobbiamo continuare ad abituare a questo. Quando vediamo l'arte contemporanea, poi a un certo punto ci sono dei movimenti. Dici quello che vuoi, ma non mi abituerò mai. Siamo stati educati diversamente. Perché poi vediamo un'educazione di sì. Pensate che noi quando io ho fatto studiavo educazione visiva, che è una materia, noi facciamo proprio la simmetria. Questo offende la visione, effettivamente sono. Questi offendono la visione, effettivamente. Concetto di bello non c'è più. Io l'ho visto già di estetica, non viene più perseguito. Mentre tutta l'arte antica si è basata. No. Quindi come posso definire adesso? Questo è patafisico. Con l'arte lo vedi che non ci viene. L'arte contemporanea, infatti, finché si faceva un'altra arte, l'arte era interessata, a questa non. Chi? Lo vedo. Ci sono persone che c'è un dibattito ancora aperto che ritengono che appunto che non sia arte. No, per molti no, ancora. Poi bisogna vedere, l'arte contemporanea c'ha questo problema, però non è che è tutta così.
meno male. Cioè, noi faremo artisti che poi riprenderà, anzi, poi ci sarà una ripresa forte delle immagini, proprio con Achille Bovidorio, con la Franza Avanguardia, c'è un ritorno con la pittura, no? Non dico classica, ma però ormai siamo lontani dal mondo classico, no? Cioè, proprio mentre erano fino all'Ottocento. Ritorna al mondo, il mondo classico, ritorna sempre. Ritorna sempre. Poi a un certo punto non c'è più questo bisogno. Ma diciamo che i pittori che lavorano sul contemporaneo devono anche saper fare un'immagine di un essere umano. Certo, vabbè, diciamo che tutti questi autori conoscono il disegno, conoscono la pittura classica, la sanno fare, no? Ma lo stesso vale per Picasso, che è stato il primo distruttore. Sì, il primo distruttore è stato Picasso. Infatti Picasso prima maniera piaceva. Infatti Picasso. Per ora abbiamo visto Infatti Picasso viene definito costruttore e distruttore. Però se guardiamo i periodi di Picasso, Picasso era un grande, aveva una bellissima, ecco, mano, ecco, anche classe. Poi a un certo punto, ecco, deve sviluppare. Picasso non è nato nell'Ottocento. Se fosse nato nell'Ottocento, probabilmente sarebbe rimasto là. Allora a un certo punto si pone questo problema, questa linea di demarcazione tra l'arte moderna e contemporanea. Quella classica è questa. Cioè c'è una forma di sperimentalismo, e quello avverrà anche con l'arte concettuale, no? Addirittura l'opera non ci sarà neanche più l'opera in sé, cioè l'oggetto, ma diventa l'oggetto, diventa il concetto. Cioè si parla di arte concettuale, no? Tutto ciò che può, perché il concetto è legato all'arte. Quindi quando noi diciamo a che cosa è arte, nel Novecento questa discussione sta sempre aperta. Mentre noi sapevamo benissimo cosa era arte e cosa non lo era fino all'Ottocento, era chiaro, a questo punto non c'è più questo, cioè non si, perché esistono le arti che si affacciano con artisti che propongono, anzi addirittura alcuni vari stili, abbiamo visto Bai quanti stili per sé, per arrivare poi a una propria riconoscibilità, perché poi è chiaro, l'artista poi è riconoscibile, il tratto comunque resta riconoscibile di Bai, no? Che ha questo modo di fare i nasi anche nel suo collage, questa maniera, io lo riconosco un lavoro di Bai, lo so distinguere un lavoro di Bai da Mario Persico, per dirne un lavoro, lo riesco a distinguere perché comunque la mano dell'artista resta quella. Però non è quello che poi, ecco, la critica sulla quale poi... Sì, perché? Perché c'è questo problema, noi sappiamo che l'arte è legata alla storia, noi stiamo andando avanti con le ricerche scientifiche. L'arte, la scienza è arrivata a creare la bomba atomica, ecco qui nasce l'arte nucleare. Scusa, l'arte nucleare cosa riproduce? Riesco a far vedere, a me che si blocca di nuovo il computer, mi scoppia il computer qua. Però la cosa che mi ha colpito lì al Nazionale è lo spettacolo. La street art hanno fatto anche del sembrano dipinto tutto l'Ercole di ecco si è bloccato una volta, vabbè, lasciamo stare, non vuoi sapere di arte nucleare l'hanno fatto di sì. Il discorso della street art poi si sposta, questo lo vedremo negli anni 70, 60, poi cosa diventa la street art? Dice la parola arte da strada, è quello di murales che abbiamo qua, no? Sono artisti che a un certo punto dicono noi non cerchiamo più di fare un'arte di denuncia sociale. Ma attenzione, ma l'arte non è solo denuncia sociale, c'è chi persegue questo filone e si distingue l'arte sociale. Perché viene definita arte sociale? Perché sono temi di tipo politico o di attualità. Allora un bambino che viene torturato, no, per dirne uno, allora l'artista si ispira a quella cosa per denunciare un qualcosa, ecco che viene fatto poi in grande, insomma, si usano le bombolette, non ha più importanza utilizzare neanche più la pittura a casa col cavalletto a olio, mettersi là sul cavalletto, tutta l'arte del 500, no? Dell'arte, non c'è più questo bisogno. Allora questi artisti poi lo faremo, si riuniscono, usano per esempio i muri, per esempio le strade, arte da strada, di strada, quindi poi il murale si appartiene poi alla collettività. Arte di strada, street. Però perché hanno di strada, street. Perché hanno colorato il Ercole della produzione Farnese di Viola? Ma nazionale. Museo Nazionale, lì c'è un artista che ha fatto anche l'esplosione, però quell'artista, se non sbaglio, è un orientale, un cinese, un giapponese, non ricordo il nome. Però io ho guardato con grande attenzione più che altro quello che voleva dire quell'artista, più adesso non ricordo il nome, sarà un Cinning, insomma, una cosa del genere. Comunque, quest'artista ha usato la polvere da sparo. Ah, ecco, infatti la testa. Allora, l'innovazione qual è di quella? Era quello di mettere un'opera e di far vedere cosa succedeva attraverso quella che può essere un'esplosione. Infatti, vedi, in quel video ci sono delle esplosioni. E allora, quello che faceva? Riprodotto l'Ercole Farnese in marmo?
o in un materiale più o meno simile, o sarà probabilmente anche gesso, perché io dubito che sia marmo, sia costato anni di lavoro, però avrà fatto le opere in gesso, le copie in gesso, fatte bene, quindi sono delle riproduzioni in gesso. Poi su questa riproduzione in gesso lui ha messo della polvere da spari in un campo, dove praticamente faceva delle ripetizioni e l'ha fatta esplodere. Quello che ne è risultato qual è? L'opera che tutta, praticamente, ecco, anche la dovete vedere, ragazzi, viene praticamente impressa sul gesso tutta la polvere da sparo che ha fatto il suo corso durante un'esplosione. Quindi avete questi pezzi rossi, gialli, neri, soprattutto nero, zolfo quando esplode da nero, un po' rossiccio in alcune punti, no? È l'esplosione, ma anche il toro farnese, no? Sì, infatti, il toro farnese. Anche il toro, ma l'opera di questo contemporaneo, quando parliamo di artisti contemporanei sono ancora viventi, anche Mario Persi per vivente, abita dietro casa, c'ha 85 anni, quindi noi ora incominceremo a fare artisti che sono ancora viventi, quindi perché siamo al periodo del contemporaneo. Sono fortunati che sono anche in auge, perché certo. Ma diciamo il discorso auge, per esempio, Mario Persi è uno che non si è mai staccato, cioè dalla pittura, una persona, come è successo per altri, è successo per esempio per Massimo Dorta, come è successo per quelli che noi poi desideremo, se vogliamo poi. E mai se le case sono interessanti, sono case piene di arte, sono case molto belle. Però ecco, questo discorso qua, questo artista ha messo queste opere ispirandosi a tutta la collezione. Ma perché ha fatto questa cosa? Ma il discorso è molto semplice. Noi la prima cosa che accendiamo oggi in televisione, guarda, noi vediamo guerre in continuazione, esplosioni di bombe un po' ovunque, bombe a grappolo, bombe non a grappolo, la Siria, ma soprattutto è un momento dove certo non vediamo, non c'è più l'esplosione di bombe atomiche, fortunatamente non saremo più a discuterne, però ci sono queste micro guerre un po' costruite ad hoc dai sistemi neopolitici che non si sa se vengono messi, stanno lì per caso o per volontà, non si capisce ancora bene. C'è la scacchiera mondiale, infatti, di tante micro falle di guerre che vengono anche un po' alimentate, questo lo dico, per interessi di tipo economico, quindi vengono un po' alimentate queste dittature che nascono e muoiono nell'arco di pochi anni, no? Prima una dittatura doveva 20 anni, 50 anni, non lo so quanto, giusto o sbagliata che sì, oggi è dittatura di 3 anni, 2 anni, un anno e mezzo, non si capisce bene, fanno alleanze strane, come il caso della Libia, c'è stato questo generale che improvvisamente se ci vediamo non c'è attaccare, ha conquistato parti di territorio importanti usando ovviamente la polvere da sparo. Ecco l'elemento, quindi l'elemento che questo artista vuole denunciare è che quest'arte è un po' inquinata da tutte queste esplosioni, da queste guerre, da questo sangue che poi non si capisce per quali motivi viene versato. Probabilmente c'è questo generale libico che addirittura con cui sei arrivato a Tripoli, non ho seguito più a un certo punto, dove addirittura c'erano reparti francesi all'interno. Cioè, io vorrei capire un po' una. Anche l'ONU, quindi una parte di che ci fanno questi soldati, sta parte dei parti francesi insieme a e che noi dovremmo vedere la storia dal di dentro e capire quali sono gli interessi della scacchiera internazionale, no? E chi ha gli interessi legati a pozzi petroliferi? Cioè è ovvio, stranamente scoppiano queste guerre o queste dittature, sempre dove ci sono grandi giacimenti, no. guardate che casualità, ma che casualità, che cosa strana, non sorge mai dove non ci sono diamanti, però non se ne frega nessuno niente, che bello, lasciamolo libero questo, grazie, non ci sono risorse, laddove ci sono grandi risorse immediatamente grandi conflitti, ma che cosa strana, guardate che cosa strana, quindi lascia immaginare che c'è una volontà a monte di creare, di alimentare conflitti, non di creare, di alimentare. Ma cosa ci si fa per alimentare un conflitto? Basta prendere una qualsiasi luogo, zona abitata, non è che tutti la pensano esattamente nella stessa maniera, no? Ci saranno dei più facinorosi, no? In una zona. E basta alimentare i riempiti di armi quelli là, montagli la testa, magari quelli prenderanno il sopravvento e si creerà una guerra civile. Dalla guerra civile poi bisogna mettere ordine. Chi lo mette questo ordine? No. No. Dopo messo ordine che si fa? Si costruiscono i corsi per loro. Cioè è semplice, non è che sa che ci vuole. Perché nessuno va là e va in giro? Perché ci sono Io, siccome tu mi avevi detto che l'ultimo venerdì di maggio sarebbe il 31 se non sbaglio, volevi fare per l'anniversario della morte di Leonardo. Ah sì, questo è importante, lo voglio dire, io spengo anche questa cosa, chissà.